Ho riconfermato sindaco di Frabosa Sottana. Commento a caldo dopo questo voto, come commenti il risultato? Ma posso solo commentare con un giudizio molto positivo perché non pensavo di riuscire a vincere anche con un distacco così importante. Non me lo pensavo, cioè devo dire la sincera verità anche perché comunque la campagna elettorale è stata piuttosto dura, è stata molto combattuta, è stata una campagna di quelle tipiche che uno non vorrebbe mai vivere. Perché comunque le campagne elettorali non sono proprio le cose migliori che una persona fa nella vita. Però sono contento del risultato, vuol dire che comunque la squadra era una buonissima squadra e soprattutto c'è stata, diciamo, una valutazione di quello che è stato fatto. Io penso che comunque un po' di risultati buoni si sono ottenuti, abbiamo già in cantiere parecchie cose che dovranno essere fatte a breve e altre che magari si faranno nel futuro. E questo forse è stato tenuto conto dall'elettorato e questo oltretutto mi dà anche più, diciamo, voglia di continuare, un bel sostegno, perché poi alla fine un sindaco, un'amministrazione ha sempre bisogno comunque di un sostegno da parte dei cittadini. Questa qui è una prova comunque di una certa fiducia nei miei confronti e ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto. Quali sono le primissime priorità che affronterai nei prossimi giorni? Primissime priorità, ce ne sono parecchie. Comunque, poi innanzitutto bisognerà fare una giunta, bisognerà fare, diciamo, creare un bel gruppo amministrativo di noi che abbiamo vinto, questo è importante. E poi, non saprei, in questo momento ho la memoria un po' confusa. Comunque, a breve poi comunque usciremo con tutto quello che è programmato e quindi verrà presentato e fatto sapere. Grazie e buon lavoro. Ringrazio il sostegno della popolazione in queste elezioni. Abbiamo fatto una campagna elettorale abbastanza, diciamo, vivace e comunque anche questo può servire per giudicare più o meno quello che uno vuol fare, quello che ha fatto. E niente, io porterò avanti di nuovo questo incarico col massimo dell'impegno, come ho fatto nel passato. E cercherò di portare avanti anche quello che abbiamo programmato per quello che riguarda appunto, diciamo, un programma elettorale abbastanza pieno di idee, di cose da fare e per il resto io farò il sindaco per tutta Frabosa, per chi mi ha eletto, per chi non mi ha eletto e quindi non ho mai fatto nel passato nessuna differenza verso nessuno, non lo faccio neanche stavolta. Credo comunque di rappresentare una comunità che è vivace, che ha delle grosse possibilità e ha già raggiunto dei begli obiettivi, ma comunque vorrà ottenere molto di più. Quindi questo, diciamo, è un po' un impegno che mi prendo davanti a tutti voi e davanti alla popolazione. Grazie di tutto e mi auguro un buon lavoro.